Buongiorno a tutti e bentrovati al TG Economia di ITL Group. Sabato scorso a Budapest è stato inaugurato il nuovo governo ungherese. Durante la cerimonia inaugurale, il primo ministro Viktor Orbán, eletto con larga maggioranza, ha prestato giuramento. In seguito la celebrazione si è spostata all'esterno, nella piazza del Parlamento, dove Orbán è stato benedetto, un atto senza precedenti alla presenza di una folla esultante. Durante la seduta inaugurale il Parlamento ha approvato il manifesto del nuovo governo con 261 voti a favore, 107 contrari e nessuna astensione. I sì provenivano ovviamente dai deputati di Fidesz, il partito conservatore, e dal suo alleato, il Partito Popolare Cristiano Democratico. Le elezioni di aprile, ha commentato Viktor Orbán, sono state una rivoluzione costituzionale. Per questo è il momento di cambiare il vecchio sistema e di intervenire sulla Costituzione. Grazie alla maggioranza dei due terzi ampiamente raggiunta da Fidesz, il partito al governo può modificare la Costituzione. Proprio la settimana scorsa, infatti, è stato votato l'emendamento per la doppia cittadinanza degli ungheresi residenti nei paesi limitrofi. Con 344 favorevoli, solo 3 contrari e 5 astenuti, il Parlamento ha votato il provvedimento che sarà effettivo dal 20 agosto, festa nazionale ungherese, ed applicabile dal 1 gennaio del 2011. Fra gli astenuti, a sorpresa, anche il leader del partito di estrema destra Jobbik e il leader del partito socialista MSP. Immediata la reazione della Slovacchia, dove vivono circa 500.000 ungheresi, quasi il 10% della popolazione. Il Parlamento slovacco, che aveva chiesto una decisione bilaterale, a seguito della mossa ungherese, ha votato una modifica alla propria legge sulla cittadinanza. Secondo la modifica, i cittadini che chiederanno la cittadinanza di un secondo paese perderanno quella slovacca. Economia.hu si è rivolta a Federico Argentieri, specialista ed esperto in storia e politica ungherese, per analizzare i motivi della reazione slovacca. L'intervista da oggi online su www.economia.hu. Cambiamo argomento, il maltempo continua a far danni e autostrada chiusa nel sud dell'Ungheria, dove la pioggia e un incidente hanno provocato la chiusura della M6 in direzione Budapest. Nella giornata di domenica l'Ungheria ha inoltre celebrato la festa dei bambini, nel cui ambito sono state organizzate manifestazioni ed eventi in tutto il paese. Tra questi l'apertura gratuita al pubblico della Banca Nazionale Ungherese, con l'accesso ad adulti e a bambini alle varie stanze dell'edificio, inclusa quella in cui si riunisce il Consiglio Monetario. Consiglio che stamani nella seduta del lunedì ha deciso di lasciare invariato il tasso di interesse di riferimento ungherese per la prima volta dopo 10 tagli consecutivi nel corso delle ultime 10 votazioni. Il tasso è quindi fermo adesso al 5,25%. Il tasso di cambio del fiorino invece a 275,34 fiorini contro l'euro. Potrebbe salire a luglio il prezzo del gas, secondo gli esperti citati dal giornale ungherese Nép Szabadság, che prevedono un rialzo appunto del 15-20%. La motivazione principale sarebbe l'indebolimento del fiorino contro il dollaro. Andiamo avanti con le notizie dalle aziende. L'industria chimica americana Albemarle Corporation ha aperto un centro servizi da $1 milione a Budapest, dopo aver esaminato varie città europee come possibili locations. La capitale ungherese è stata scelta per la forza lavoro giovane ed altamente qualificata. L'italiana Barilla ha esteso il suo contratto di collaborazione con LeasePlan per gestire non soltanto le flotte aziendali italiane, ma anche quelle all'estero, in Ungheria e in altri 5 paesi. La Barilla collabora con LeasePlan da oltre 11 anni, con un crescente impegno per ridurre l'impatto sulle aziende delle proprie flotte aziendali. Continuiamo a parlare di ambiente, in particolare con energia eolica. La divisione energia dell'ungherese Pannon ha deciso di costruire 7 turbine nel sud dell'Ungheria. Il progetto sarà realizzato quest'estate, portando a 69 il numero delle turbine della regione di Erzegom. Si è tenuta questo weekend a Budapest RenExpo, la fiera internazionale delle rinnovabili e dell'efficienza energetica. Economia.hu ha realizzato un servizio speciale sulla realtà del pellet online da mercoledì con Oggi Incontriamo.
Chiudiamo con lo sport. Sabato a Budapest la Germania ha battuto 3-0 l'Ungheria nell'amichevole di preparazione ai mondiali di Sudafrica del 2010. Per il momento è tutto, vi auguro una buona settimana da Economia.hu e da ITL Group. Arrivederci.